Ciao a tutti, io sono Turok86. In questo video volevo fare una breve video recensione di Gardaland, il quale ho visitato il 31 ottobre, ovvero il giorno di Halloween. Bene, e intanto mentre dico i miei pensieri su questa recensione, dietro nel video scorrono alcune foto che ho scattato durante la giornata. Allora, come prima cosa volevo complimentarmi per la tematizzazione e la pulizia che ci sono all'interno del parco. E appena entri ti senti subito parte di un altro mondo dove nulla è lasciato al caso e tutto è lì per farti fantasticare e vedere un nuovo mondo, diciamo, dove ci sono le attrazioni che sono originali e ricche di particolari contornati dal parco, che è sempre curato e sistemato, dove appena ti giri vedi un uomo delle pulizie, dove raccoglie la carta che è stata appena buttata in quanto c'è molta affluenza di gente ed è facile quindi sporcare per terra, diciamo. Il personale è molto cordiale e sempre allegro, che unito agli spettacoli, i quali sono molto brevi, però si riesce ad apprezzarli e goderli appieno nella loro fantasia. Al suo interno ci sono molte attrazioni, peccato che sono sempre quelle, sono quasi 20 anni che non sono di nuove tranne il Raptor, però ci sono alla fine. Una nota dolente sono le file, che la maggior parte dei giochi sono veramente lunghe e su alcune sono estenuanti, non si riesce veramente a proseguire a momenti. Dove io personalmente sono arrivato la mattina presto e i giochi avevano una durata, una fila d'attesa di 10-15 minuti di attesa e secondo me perfetto per come la vedo io. Poi durante la giornata pian piano con l'avanzare delle ore le code sono diventate di 30, 40, e addirittura su alcuni giochi c'erano 50 minuti se non da un'ora. Veramente troppe, troppo assolutamente. Questo tempo qua non è ammissibile. Anche se per fare il Blue Tornado o Raptor non vale la pena fare tutta questa fila. Una cosa molto negativa, che per il mio modo di vedere è assurda e irrispettosa, è il fatto che se paghi ti fanno saltare la fila. Attraverso delle corsie preferenziali passi davanti a tutti in bella mostra, facendo vedere come che hai i soldi è sempre un vantaggiato. E veramente non è bella sta cosa da vedere, insomma. Invece volevo fare una piccola parentesi per i genitori che vogliono andare con i loro bambini giovani e devono stare attenti, in quanto fino a un metro non paghi. E dopo, se c'è il bambino che è già alto 1 metro e 2 centimetri, in quanto sono molto fiscali, ti fanno pagare l'entrata. Poi, una volta che si è dentro, il giovane bambino non potrà fare quasi nessun gioco, in quanto la maggior parte dei giochi richiedono almeno 1,20 m d'altezza. Quindi si rischia solo di far innervosire il bambino che ha aspettato tanto per magari per entrare in questo parco e non poter fare neanche un gioco. Poi all'interno del parco ci sono molti ristoranti ben tematizzati, però hanno tutti lo stesso cibo, quindi si vede che hanno un unico fornitore e tutti quanti preparano lo stesso cibo anche se non sembra, il quale è molto caro sia per mangiare che per il bere. Quindi se avete l'opportunità portatevi da casa sia il cibo, sia il mangiare che il bere, se non volete spendere, possiamo anche dire, una barca di soldi. In conclusione, Gardaland vuol dire che è un parco davvero molto bello e divertente, però da evitare nei giorni di maggiore affluenza se non si vuole rimanere delusi, in quanto file lunghe ed estenuanti possono rovinare il divertimento. Infine, come ho detto pochi secondi fa, portatevi da casa a mangiare e bere se potete, perché ci sono delle aree dedicate con dei picnic. Infine,
Ultima cosa, armatevi veramente di tanta pazienza per le attrazioni, ma quando le farete dimenticherete tutto e sarete felici del tempo trascorso in fila. Ottimo, adesso spero che la recensione vi sia piaciuta. Grazie per la visualizzazione e alla prossima. Ciao! Abbiamo un posto! Non è stato terrificante? Che